Ciao, molti di voi conoscono il mio lavoro e il mio impegno per aiutare ogni forma vivente, tutti gli esseri senzienti, soprattutto quelli appunto meno fortunati di noi. E oggi voglio parlarvi di un'associazione che fa miracoli in questo senso, Simabò. Simabò è un'espressione creola che significa come te. Il suo luogo rappresenta tre faccine, un cane, un bambino e un gatto. A sottolineare anche dal punto di vista visivo il significato del nome, uguaglianza tra le specie, antispecismo. Proteggere gli animali da abusi, maltrattamenti e abbandono significa proteggere dalla violenza anche i bambini. Perché chi è capace di usare violenza sugli animali in genere non ha tante remore a usarla poi anche sui suoi simili. Al contrario, l'amore e il rispetto per gli animali aiutano a coltivare questi sentimenti anche nei confronti del nostro prossimo. Il lavoro di Simabò si inserisce in un contesto sociale in cui gli episodi di violenza domestica sui bambini sono all'ordine del giorno. Ed è per questo anche che la sua mission risulta ancora più ardua. Conosco personalmente Silvia, presidente di Simabò, che da 8 anni dirige a titolo completamente volontario insieme ad altri volontari italiani, tra cui il direttore sanitario, dottoressa Ranieri, le attività Capoverde di Simabò. In questi 8 anni l'associazione ha sterilizzato quasi 10.000 animali, trattato una media di 30 pazienti al giorno, creato un rifugio che in questo momento ospita circa 90 cani e un gattile con circa 30 gatti, impiantato un pronto soccorso che lavora ininterrottamente per 7 giorni su 7 per assistere gratuitamente malati e incidentati con e senza padrone. Simabò ha trovato una casa a São Vicente o all'estero a circa 200 animali raccolti dalla strada. Questo grande lavoro viene svolto grazie all'impegno quotidiano di 14 persone, tutte locali, a cui Simabò offre non solo uno stipendio ma anche un'occupazione stimolante che dà grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale e umano. Lo dimostrano tutti i giorni i risultati raggiunti e la grande partecipazione di fasce di popolazione sempre più ampie e i riconoscimenti ottenuti da parte delle autorità di Capoverde. Solo per darvi qualche dato, Simabò nel 2010 ha ottenuto dal Ministero della Salute l'autorizzazione per l'acquisto di farmaci all'ingrosso come le cliniche umane e le farmacie. Nel 2012 ha ottenuto una sovvenzione dall'Unione Europea per un progetto di sterilizzazione di 4 anni, il primo e finora l'unico nel suo genere finanziato dall'Unione Europea nel mondo. Nel 2014 Simabò ha acquisito lo statuto di associazione di pubblica utilità e nel 2015 è stata iscritta alle liste delle associazioni avendo diritto al 5 per 1000, una facilitazione che a Capoverde hanno solo la Croce Rossa e poche altre organizzazioni per l'aiuto all'infanzia. Nel 2016 ha ottenuto l'esenzione dall'IVA, ma non è tutto. In questi 8 anni sono riusciti anche, con una silenziosa ma intensa opera di negoziazione con le autorità locali, a porre fine nel 2011 alle terribili campagne di avvelenamento disposte dal municipio di São Vicente e attualmente sono l'unica associazione per la protezione degli animali in tutta Capoverde. E sono riusciti a firmare un accordo con il comune per il rilascio dal canile municipale non solo dei cani sterilizzati e microchippati, ma anche di quelli in buone condizioni di salute. E chissà quello che succede quotidianamente nelle altre isole, sa qual è la differenza che può fare per gli animali e per le associazioni che lavorano in questo ambito l'aver raggiunto questi importanti obiettivi. Speriamo che l'arduo lavoro che stanno svolgendo anche a livello ministeriale permetta di ottenere al più presto una normativa più rispettosa nei diritti degli animali e anche ovviamente dei loro padroni, valida in tutta Capoverde. Tutto questo è stato possibile grazie all'impegno e alla costanza di tutte le persone che hanno sostenuto Simabò finora, senza mai perdere l'ottimismo, anche nei momenti più delicati, dedicando il loro tempo, i loro risparmi e soprattutto la loro fiducia. E in questo mio messaggio il mio intento è di ispirare tante altre persone a unirsi a questo piccolo ma grande progetto e ricordare che con il nostro contributo possiamo davvero cambiare la vita di tanti animali e non solo, anche di tante persone. Oggi Simabò si trova in un momento davvero critico, davvero difficile, con costi di gestione che ammontano a circa 8.000 euro al mese, solo in parte coperti dall'ostello solidale che hanno appena aperto per autofinanziarsi, e l'enorme quantità di lavoro che devono svolgere sul posto non gli lascia il tempo per svolgere molte attività di raccolta fondi. Aiutiamo allora Simabò a rimanere un punto di riferimento per Capoverde, non solo per chi ha un animale, ma per tutti coloro che vogliono vedere un esempio di efficienza, di affidabilità, di qualità, di organizzazione e di dedizione. Insieme possiamo fare la differenza, non solo per gli animali, ma anche per le persone. Scoprite come aiutare Simabò alla pagina web simabò.org e buona vita!